Amici della Pognotomia, buona domenica e come vi avevo promesso, una monotematica. Monotematica perché è successa una cosa importante, secondo me, che molti di voi conosceranno già nel mondo della pognotomia, che è il mondo della rasatura tradizionale con il rasoio di sicurezza, che è la novità di Wilkinson. Wilkinson che ha sfornato una versione, diciamo, evoluta dell'Axe, come è definita in alcuni siti specializzati, del vecchio, tra virgolette, Wilkinson Classics, producendo un Wilkinson Classic Deluxe, rasoio che andremo a vedere di grandissima qualità, cioè, pur mantenendo comunque un prezzo assolutamente abbordabile. Questo è un rasoio di plastica con ceramica interna, qualche componente in metallo. Questo è un rasoio di metallo con dichiarato, io ho letto in alcuni siti, il manico in acciaio addirittura, infatti ma, la fattura è ottima, 90 grammi, testa farfalla con meccanismo a farfalla, che recupera tradizione Wilkinson del Wilkinson Sticky, anni 60-70, anche esso. Che non abbiamo ancora provato in rasatura, ma lo proveremo presto a farfalla. Ma questo è un rasoio componente, un rasoio importante, e questo è un passo avanti importante. Questo cosa significa che, beh, lo vediamo dopo. Come è presentato? Io l'ho trovato su Amazon in questa confezione, che è una confezione, diciamo, premium. Classic, vedete che è solo che si vede da Classic. E questa confezione viene fornita un po' tutto il necessaire con il rasoio. Questo è un in più che rasoio, pennello, sapone e 5 lamette. Manca l'aftershave che però ho provveduto a trovare. Perché è importante, lo dico velocemente, perché questo significa che se Wilkinson, marca diciamo, che insieme a Gillette è sempre stata quella che diciamo, trovate magari nei suoi mercati, insomma, quella che più si rivolge a un pubblico di massa, se c'è bisogno di fare un upgrade, di migliorare il Classic, che è un esperimento probabilmente, no? Pochissimi euro, insomma, rasoio un po' per tutti. Con un rasoio più importante, perché questo è il rasoio più importante, è un rasoio che veramente ha una sua, anche il manico, insomma, si sente, insomma, non è un rasoio, come dire, questo può essere considerato così un entry level, questo è un rasoio importante. Vuol dire che il mercato si sta in qualche modo aprendo. Quello che per il momento noto che in Italia non è stato previsto per il momento, credo, perché qua le istruzioni sono tutte in lingue che meno l'italiano. C'è l'inglese, c'è il tedesco, c'è il polacco, c'è il francese, c'è lo spagnolo, c'è l'olandese, c'è il portoghese. Ah no, c'è anche italiano, mi scuso. Sono io che non l'avevo visto, quindi ci sarà anche sul mercato italiano. Quindi probabilmente è Amazon che me l'ha venduta da un venditore straniero. Io ho pensato perché è italiano, vedete qua, eccolo qua. Italiano, pennello da barba, in situ la finissima. Ci sono tutte, sapone da barba, rasoio con lama a doppio taglio, lame per rasoio, quindi anche assolutamente in italiano. Bene, sono contento. Quindi probabilmente presto lo troverete anche, immagino, nella grande distribuzione. Ma oggi io l'ho trovato su Amazon. Allora, procediamo con questa rottura monotematica. Quindi sciacquiamo il viso. Barba di 4 giorni, pennello ovviamente, a bagno della ciotola di Rocco Contini,
Hugh Wilkinson, classic, quello del... Allora, vi dico subito che il pennello è stato rodato una settimana. Avviato, anzi, perché io adesso poi uso la parola rodato che devo non usare nel video di mercoledì, ma degli scherzi. Avviato. Non mi è sembrato un pennello, come dire, eccezionale, però all'inizio soprattutto sembrava un pennello un po' molle, un po' con alcuni peli che volavano, insomma. Adesso con l'avvio, con il lavoro, i montaggi a vuoto, insomma, è diventato un pennello efficiente. Ha già l'odore del prodotto e quindi è un maiale, insomma, e come vedete ciuffo piccolo, quindi si è adatta a un montaggio in viso. E facciamo un montaggio in viso con il sapone Wilkinson. Come lo voglio gestire? Un pochettino d'acqua calda, purtroppo non viene caldissima qua, però questo è un sapone semiduro. Ecco, gli mettiamo un pochettino d'acqua calda, ma proprio un pelo, no? Un pelo. A questo punto, col pennello umido, facciamo un montaggio in viso, cioè facciamo anche più in fretta per sfruttare le caratteristiche di questo pennello di maiale. Avviato in una settimana di intenso lavoro, ha perso parecchie setole, però il risultato finale è molto più positivo di quanto io mi aspettassi vedendolo così nella confezione. Vedete che sta prelevando il sapone, che è semiduro, il sapone più, cioè, è duro, come vedete, non, insomma, però non è granitico. Infatti loro lo chiamano crema di sapone, in realtà è un sapone. Ecco qua, prelevato. Non so se montarlo in ciotola addirittura. Che dite? Ma sì, dai. Montiamo in ciotola al massimo. Massimo, aumentiamo il dosaggio. Sciacquiamo la ciotola per scaldarla, come dire, improvviso molto, no? Perché a volte cambia idea. Poi stanotte sono un po'. Stamattina sono un po'. Stanotte, stamattina sono le 9. Sono un po'. Perché stanotte ho guardato l'incontro di box Fury contro Wilder, bellissimo, pareggio straordinario. Non ho mai visto un pareggio con uno che va giù due volte. Ma perché gli ha menato, come dicono a Roma, gli ha menato tutto il match, e poi finito. Però l'altro gli ha piccato due papagne e l'ha buttato giù, cioè Wilder a Fury. E alla fine il pareggio è giusto, perché comunque Fury si meritava, non si meritava di perdere. Wilder meno che mai, perché comunque alla fine ha resistito. Fury è 2,8 m, 2,6 m, è un bestione terribile. E quando mena, infatti l'altro aveva un occhio un po' nero. Comunque, vabbè, chi piace la box. Allora, no, monta molto bene, ciotola Rocco Contini, c'è niente da fare. È stata ben pensata e monta, sarebbe per usare un termine che si usa, monta la qualunque. Guardate che montaggio. Basta, anche questo sapone Wilkinson comunque non scherza. Questo pennello che, ripeto, non è pennello da lasciarci la vita, però il suo lavoro, il suo sporco lavoro lo fa alla grande, no? È montato. Sciacquiamo il viso. E andiamo.
Poi andiamo anche al rasoio. E stamattina, perché stanotte ci sono visto, sì. Questa sessione, perché poi nella box, non è che ci sono l'incontro, chi segue la box lo sa, se ne fanno 4 o 5. Quindi magari inizia alle 3 e finisce alle 7. Comunque, montaggio pulito, profumo classico. È giusto chiamarlo classico, perché è un classico. Sapone Wilkinson, che non è così facile da trovare, comunque. Vabbè, adesso con Amazon trova tutto, però nei negozi, nei suoi mercati. Io avevo trovato, che poi useremo una volta in un'altra occasione, la crema in Germania. In Germania sono molto di più Wilkinson. Come parliamo di, non di rasoio, parliamo di sapone dopo barba, insomma. Ok, allora. Mettiamoci la sua lametta d'ordinanza, un pugnatura molto salda, peso importante 90 grammi. Barba di 4 giorni. La lama si sente. Anche perché la barba è abbastanza duretta. Però il rosolio è delicato, il pelo è andato, non ha portato via tutto, ma noi sappiamo che la lametta della Wilkinson è una lametta molto delicata, quindi ci sta. Che ci vogliono tre passate, ma va bene così, cioè fa parte, diciamo, del volevo prendere un po' più di sapore. Fa parte della caratteristica della lametta, adatta alla rasatura quotidiana, morbida. Chiaro che pennello è anche questo morbido, cioè non devo dire che un po' d'acqua.
E quando l'ho visto la prima volta così, portarlo alla confezione, ho detto addio. Poi però, avviandolo in maniera corretta e intensiva, adesso io lo sto facendo liquida perché così mi piace. Vediamo ancora un po'. Viene in maniera corretta, dicevo. Eccolo, ci vuole un rabocchino. Il liquido va bene, ma troppo no. Regala comunque una buona impressione. È proprio un pennello per iniziare. Però non va male. Facciamo le mani, io non ho più l'obliquo. Quindi anche in Italia, perché cioè, come dire, anche prima che l'italiano, questo rasoio c'è. Non avevo visto bene la scritta. Era un po' nascosta dalle altre lingue. Qui l'obliquo, che è molto importante per me, perché come voi sapete, a meno che vi segue, è un po' il mio contropelo, vista la caratteristica del mio della mia ricrescita. Oggi giornata di sport, cioè calcio. Stasera c'è il basket. Nazionale. Bene, direi che per l'obliquo ha effettivamente tolto tutto, no? Prima solo col pelo, no. Ma adesso sì. Quindi ciò che ho visto. E andiamo a fare un'ultima insaponata qua, che poi vengo castagnato da Luca Esposito, che dice che mi sporco. Ha ragione, però non è che sono, mi dice no, guarda che devi pulirti, e io gli ho detto hai ragione, però è difficile, perché per insaponare bene devi spingere, no? In teoria lavando deve fare a torso nudo, no? In teoria, cioè se uno non avesse il video davanti. Lui evidentemente riesce a farsela con la maglia senza sporcarsi. Ragazzi, questa è un'abilità. Però gli ha fatto notare che non va bene, allora va bene. Puliamoci. La salvietta è fatta apposta, no? Contropelo, scherzo ovviamente, no? Però è vero. Lui mi dà preziosi consigli, anche sullo sfondo. E poi,
è che lui ha un grande occhio fotografico. E un po' tutto conta, eh. Magari un dettaglio che per me non è importante, per chi ha un occhio fotografico, dice no, guarda, quella roba lì stona. Allora, ragione lui. Come nel vestire, no? C'è gente che non ha gusto e non se ne rende conto. Comunque, come sempre, saluto Luca e Matteo, che sono gli amici che mi aiutano anche dare contributi importanti alla nostra pagina di Facebook, che adesso ormai tutti i giorni è un susseguirsi di rasatura del giorno. Abbiamo chiamato RDG, no? Perché adesso tutti quanti usano l'abbreviazione inglese, perché siamo italiani, la rasatura del giorno, con prodotti effettivamente tutte le volte che sorprendono anche me. Allora, bene, qui non c'è più niente, siamo a un BBS, che è in inglese, non va bene, una RP. Rasatura perfetta. Ah, RPP, rasatura più che perfetta. Scherzi a parte, allora mi sciacquo il viso. Asciughiamo. Sciacquiamo bene. E ovviamente tutto Wilkinson Classic e quindi anche il dopo barba, però aftershave è Wilkinson straniera, quindi non è neanche chiamarlo aftershave, si chiama aftershave Wilkinson Classic. E questo ha un settore veramente anni 70 da paura, cioè mi ricordano veramente quelli. Usavano i barbieri una volta. È buono. Allora, partiamo dal fondo. Aftershave classico, anni 70 come fragranza, però veramente un classico, insomma, cioè non c'è assolutamente sorpresa, per quello che costa veramente poco è consigliato, insomma, chi vuole una fragranza classica, tradizionale, insomma, ottima. Va benissimo. Il sapone è un sapone semiduro che adesso io chiudo e vado a pulire. Ecco, sapone duro, no? Si chiude, poi si va a sciacquare esternamente soltanto, in modo che l'acqua non entri e si asciuga la confezione. Sapone protettivo di qualità, va gestito nel senso che va montato bene, perché comunque se è un sapone semiduro, prelevarlo va prelevato molto bene. Infatti, ho dovuto fare un richiamo perché all'inizio non ho prelevato poco. Comunque, anche questo è un prodotto, secondo me, di qualità. È un prodotto che, comunque, tradizionale, classico, in questo senso, ben protettivo. Se montato bene, si può montare molto bene, assolutamente, con un maiale, con un sintetico, insomma. E niente, insomma, un sapone che ci sta, insomma. Il pennello, che adesso sciacquo velocemente. Il pennello, allora, il pennello, non aspettatevi un pennello top gamma, ecco, questo è chiaro. Però è un pennello che se ben avviato, vedete che alcune setole sono un po' floppy, però se ben avviato e ben utilizzato fa il suo lavoro assolutamente in maniera decorosa. Per iniziare, ad esempio, va benissimo. Non è un pennello malvagio. All'inizio io devo dire avevo avuto un'impressione peggiore quando l'ho tirato fuori dalla scatola. Dopo questa settimana in cui l'ho stressato molto,
perché comunque vedete come si è aperto. E era così, era così. Si è aperto tantissimo e adesso qualcosa, diciamo, ha guadagnato, anzi, molto guadagnato. E comunque avete visto che il suo lavoro lo fa, è morbido, non è pungente, insomma, discreto. Ma la cosa positiva è il rasoio. Qui Wilkinson fa un salto di qualità e ci presenta un rasoio che ha un rapporto qualità-prezzo estremamente favorevole, metto via la lametta, e ha un'efficacia giusta, una qualità costruttiva notevole ecco, la parola giusta, mi ripeto, mi scuso, è salto di qualità. Un manico rifinito, guardate che un meccanismo preciso. E niente, cosa voglio dire? È un buon segnale perché vuol dire che in Europa e anche in Italia, mi correggo ancora perché mi scuso per prima, ma non l'avevo veramente visto, perché qua c'è tutte le lingue europee praticamente, Wilkinson decide di puntare sulla rasura tradizionale wet shaving. Quindi, questo è un segnale, che tutto il lavoro che è stato fatto, ecco, vedete anche la scritta Wilkinson qua, è stato fatto in questi anni da chi come noi, tutti quanti noi abbiamo, come dire, sui social condiviso, fatto, ha creato sempre più persone interessate e una marca importante come Wilkinson decide di fare un qualcosa di nuovo e di migliore. No? Rispetto a Wilkinson Classic che era considerato, diciamo, l'entry level, ma chiaramente era un rasoio a 5 euro, insomma, leggerino. Qua si parla di 90 grammi di rasoio, eh? 90 grammi di rasoio sono quelli già, diciamo, di livello. Stiamo parlando di un rasoio che loro, insomma, importante, eh? Importante. Buon segno. Che il mercato si sta, non dico che si stia spostando sulla rasoio tradizionale, ma da una super nicchia sta diventando qualcosa di più. Vedremo nei prossimi mesi, anni, cosa succederà, anche magari se altre marche importanti magari lanceranno sul prodotto dei mercati, diciamo, del mercato di distribuzione, prodotti di nuovo ispirati alla natura tradizionale. Chissà. Va bene, io vi saluto con questa natura monotematica. Mi scuso se ho detto le sperate che sono un po' stanco, perché ne ho fatto la nottata televisiva, ma ne è valsa la pena questa natura, veramente soddisfacente. Consigliatissimo il rasoio Wilkinson nuovo, insomma, che non so adesso il nome esatto, ma Classic sicuramente, Deluxe, alcuni dicono, insomma. E quello l'avete visto, e buona barba a tutti, buona domenica e ci vediamo al prossimo video.